Eccomi ragazzi, siamo arrivati. L'outfit è bello e dietro di me ci sta questo signore che sta mettendo la legna perché ci stanno i maialini sardi, che se non sapete come funziona dopo ve lo spiego, perché siamo venuti qua a mangiare cose tipiche della Sardegna, perché noi siamo in Sardegna. E dopo bagni, tuffi, ora bisogna mangiare. Sono i maialini o porcetto sardo, questa è fatta alla maniera del campidano, alla campidanese, la fiamma è molto vicino all'agnello, al porcetto. Però c'è un fatto, che questo è un'oliastra, cioè nel campidano, nell'oliastra li piantano con dei grossi pali a terra e li mettono a 3 metri, 2 metri dalla fiamma. E dura la cucina, finali ci vogliono un giorno sano, li tengono lontani, piantati a terra così, non gli sti, e il fuoco a 3-4 metri. Invece qui il fuoco è molto più diretto. Anche se questi sembrano lombrichi, li assaggiamo. Non sono lombrichi. Immagino che questa è la salsiccia del maialino. Se sei di culo ci ho messo. E sono molto buoni. Culo Jones con le patate e la menta. E ravioli con il formaggio e la menta. Niente, devo parlare, ma te. Ok. Il taglio dei maialini. È arrivato il maialino. Sì, siamo solo 7. E assaggiamolo. Siamo solo 7. Ragazzi, abbiamo mangiato, era tutto buono, ma ora si è fatta una certa ora, direi di andare a dormire. Eccoci ragazzi, l'outfit per andare a dormire ce l'abbiamo, e se volete sapere dove abbiamo mangiato molto bene vi lascio il loro bigliettino, questo qua. Ottimo posto, buono e non caro, economico. Buonanotte, a domani. Buongiorno ragazzi, mi sono svegliato, sono tipo le 10, non so che ore siano. È rimasta solo mia madre, mia sorella è già scesa a fare colazione, perché l'anno scorso, cioè sì, buono, sono ancora stanco, forse è meglio se mi rimetto a dormire. Allora, mia sorella mi ha detto che le colazioni qua in questo hotel le fanno buonissime, e ora noi ci prepariamo e andiamo a vedere. Eccoci ragazzi, siamo arrivati, ci sta già Matilde che ha preso il suo pancake. Ora andiamo a vedere cosa c'è. Un succo ace. Buono. Ultima fase di questa colazione. Ragazzi, allora io e mio nonno stiamo qua a prendere il sole, invece mia mamma e mia sorella e mia nonna stanno... vanno in paese per fare i commissioni, le solite cose da donne. Invece io e mio nonno stiamo mezz'oretta a prendere il sole e dopo continuo con la GoPro perché andiamo in acqua. Ho approfittato per fare la doccia. Allora,
Allora ragazzi, ora ci dobbiamo vestire perché dobbiamo andare. Incredibile, tipo la prima volta che sono in anticipo. Sono le... tra 20 minuti dovremo uscire. E allora non mi va di usare il teletrasporto. Vestiamoci. Questa è la camicia che dovremmo mettere. Proviamo a fare così. Ho visto in un video che si faceva così. Oh, ok. Messa. Ha funzionato. Ora scegliamo il pantalone. Oh, ok. Pantalone messo. Sì, l'acca messa. I capelli sono un po' più belli. Ma credo sia fatto un certo orario. Vediamo. Cacchio, avevamo appuntamento alle 20. Teletrasporto, conto su di te. Allora, siamo arrivati. Il viaggio è stato un po' lungo e si è fatto molto tardi, però andiamo. Ho capito che è uno dei ristoranti migliori di Villa Siminius, uno dei migliori, però venite, che si è fatto tardi. Praticamente una foresta di pesci. Il pesce che mangeremo oggi. Per adesso questo locale è il migliore dove ho mangiato il pane. È scrocchiarello, è buono. È già comprato, sono... Sono le mie preferite. Che cosa? Le grand mince, un po' più âgé, sono già finite. Assaggiamo queste. Sono molto buone. Poi le cozze, ragazzi, sono di origini tra virgolette sarde, sono proprio sarde. Buone. Mi sembra buono, ora assaggiamo. Buono. Mia nonna dice che è buono. Buono, ma ora proviamo con il limone. Buonissimo con il limone. Ragazzi, è arrivato il momento del dolce. Tipico sardo. Ovviamente tipico sardo. Ora uno tipico sardo veramente è Sadas. Formaggio e miele. Formaggio e miele. Ma ragazzi, l'ho quasi finito, ma ora parliamo di cose serie. Mia nonna mi ha dato il dolce tipico. Buono, molto buono, ma non era... Ragazzi, il ristorante era buonissimo, cioè quello che abbiamo mangiato era buonissimo, il ristorante era bello e si chiama... Un ottimo ristorante di pesce. Favoloso. E ora invece mi devo trasportare perché ho sonno, andiamo. Allora ragazzi, si è fatto un certo orario, mio nonno è partito e devo andare a casa, andiamo. Oh! Eccoci, siamo arrivati, ora ci dobbiamo mettere il pigiama per poi passare al giorno 3, cioè l'ultimo giorno, come dice mia sorella, è penultima, la penultima notte qua, ma ora mettiamoci il pigiama. Ragazzi, ci siamo messi la maglietta. E ora siamo nel letto perché andiamo a dormire.
sono verso mezzanotte precisa e domani ci abbiamo l'ultimo giorno di mare e piscina, così ce lo godiamo. E nulla, buonanotte al giorno 3. Allora ragazzi, ci siamo svegliati, sono le 8:50, ora facciamo pipì, ci laviamo i denti e poi andiamo a fare colazione. E poi oggi il mio nonno, cioè il 3 giugno, festeggia gli anni, ma lui dice che porta sfiga e quindi festeggiamo il 3 giugno. Vediamo ragazzi, ho preso la chiave, sto portando giù i regali. Credo che i nonni siano già giù, o no? Ciao mamma, come stai? Molto bene, tu? Bene, bene. Sì. Allora ragazzi, ora scendiamo e poi arriviamo dal festeggiato che non vuole festeggiare, quindi festeggiamo il 3 giugno. Ragazzi, siamo arrivati al tavolo, lasciamo i regali qua. E ora andiamo a prendere da mangiare. Sono buonissimi. Ragazzi, allora, per sbaglio un cameriere è andato addosso ai regali di mio nonno. E mio nonno ha visto il mio, cioè questa pallina. Arriva tu. Porta chiave. Grazie Arturo. È una cosa regola. Terzo regalo. Grazie. Questo è il mio. Allora ragazzi, colazione finita. E invece ora sto su questa panca perché mi rilasso. Allora ragazzi, ho preso gli asciugamani solo per me due perché sono freddolone. E ora ci stiamo dirigendo alla macchina perché andiamo ad altre almeno due spiagge e poi forse vediamo la terza. Non lo so, ci aggiorniamo dopo. Ora saliamo in macchina, dopo andiamo alla cala di Torre Giunco. Cava Ausai. Dove mamma tua sì. aveva l'abitudine di fare i massi di gigli sì. marini. Ah sì, me lo ricordo. E da quando lei ha distrutto tutti i gigli hanno fatto una legge in Sardegna vietando la raccolta dei gigli marini perché stavano sparendo. Facevano dei massi gigli che poi morivano subito perché non sono. Perché vivono nell'acqua salata, sul fondo salato. Avete visto ragazzi, mia mamma ha creato un problema di una spiaggia. Di sopravvivenza. Chiudiamo la porta e andiamo. Ragazzi, quell'isola è l'isola dei cavoli. E ora ci gustiamo la spiaggia. E ora noi siamo qua. E là c'è quel faro che ricordatevelo perché ora noi siamo, se guardiamo così il faro, noi siamo alla destra e tra un po' andremo alla sinistra del faro. Ragazzi, ci stiamo dirigendo alla spiaggia. Porto Giunco. Porto Giunco. Questa qua, noi siamo là. Ragazzi, là c'è la torre che vi avevo detto prima di ricordarvi. Ora noi siamo a sinistra della torre, prima eravamo a destra. Siamo arrivati, qua c'è la bancarella e qua ci sono due aquiloni attaccati. Bello dai, bandiera rossa. Cosa? Esageriamo, per favore. Per due ondine così. Cioè. Siamo andati a vedere i gigli. Ora ve lo inquadro. Quello è un giglio. Andiamo. Che crescono nella sabbia, vedi che bello? Che la stranezza dei gigli è che crescono nella sabbia. Ross ha detto che i pesci stanno in quell'altra spiaggia. Allora noi andiamo là. Ma prima voglio toccare l'acqua. Neanche troppo fredda. Sì, allora, la seconda spiaggia, bella, mi è piaciuta perché era l'acqua era abbastanza calda. C'erano le onde che a mia sorella piacciono molto, ma ora andiamo in una bella perché ci stanno i pesci.
e là continuo il video con la GoPro. Ragazzi, non c'è bagno, noi stiamo provando ad andare alla spiaggia di Timiana e ragazzi, là probabilmente ci facciamo il bagno perché mio nonno dice che ci stanno molti ma molti pesci. Ragazzi, ci stiamo dirigendo alla spiaggia. Uno, due asciugamani solo per me. Allora ragazzi, siamo arrivati alla spiaggia. Ora io ho creato il mio accampamento e ora ci facciamo il bagno. Allora ragazzi, abbiamo finito il giro in acqua, siamo stati un'oretta circa e ci siamo divertiti, abbiamo visto molti pesci, poi ci siamo riposati 20 minuti e ora stiamo tornando alla nostra spiaggia. Andiamo! Allora ragazzi, noi siamo arrivati in hotel, ora prendiamo nostra nonna e dopo che abbiamo preso nostra nonna riandiamo subito in paese a mangiare qualcosa. Ragazzi, questo sarà il pesce che mi mangerò. Allora ragazzi, la spigola è buonissima, ora mettiamo il limone perché a me piace ancora di più col limone. Ora facciamo l'ultimo boccone. Ragazzi, il posto buonissimo dove abbiamo mangiato è questo qua. Allora ragazzi, ora abbiamo finito il mare e tutto, la piscina, dopo sono andata un po' in piscina e ora ci andiamo a comprare un po' di cose per per il ricordo. Mi prendo una camicia. Allora ragazzi, abbiamo preso questa, cioè abbiamo preso per me, mi hanno preso e ho anche preso, dopo vi dico tutto, questa giacca e due calamite. Io ho fatto un pensierino a mia nonna e a mia sorella, cioè pensierino e no, la porto la felpa perché ora stiamo andando al ristorante e poi ho fatto un pensierino a mia nonna e a mia sorella, cioè di quelli. Sì. Allora ragazzi, questo è il ristorante con più vista di tutti. Allora ragazzi, questo qua è il mio piatto, sembra buono, poi con questo panorama ancora di più. Allora ragazzi, la pasta. Ah oui, non, mais souvent c'est du sol, mais non, non, mais il y a des vins qui valent le coup. È molto buona. Allora ragazzi, lo spaghetto era buonissimo. Ah, qua è chiuso, peccato. Lo spaghetto era buonissimo. Io che non mangio quasi mai pasta l'ho mangiato volentieri. E ora dovrei riuscire ad arrivare al parcheggio perché vi faccio vedere il panorama. Ragazzi, io e mia sorella, per goderci l'ultimo giorno al mare, ci siamo imbucati tipo in questa discoteca e stiamo scappando da due calabroni che ci inseguivano. Ora ascoltiamo un po' di musica. Ragazzi, siamo qua, ma ci sembra un matrimonio. Ora proviamo ad entrare, se ci chiedono qualcosa diciamo che siamo venuti qua perché non abbiamo capito nulla di che cosa era. Andiamo. Partita a bocce mentre siamo imbucati ad un matrimonio. Ora si controlla chi ha vinto. No, credo io. Ho vinto io. Ora riprendiamo le palle e torniamo indietro. Ora ragazzi, è arrivato il momento del dolce. Non l'avrei pas préféré en italien. Alors que il l'avait demandé en italien. Parce que j'ai commandé en italien. Moi je l'ai en italien. Assaggiamo. Mais pour moi c'est bien parce que ça m'oblige à lire en italien. È gelato normalissimo con sopra questi pezzi di cioccolato. Semplice gelato buono.
approvato. Allora ragazzi, il posto era molto bello, il cibo anche, ci siamo divertiti io e mia sorella. E se siete qua in Sardegna, vicino dove siamo noi, non mi ricordo il nome mai, vabbè, e dovete venire in un ristorante bello di pesce vicino al mare, questo è perfetto, perché se avete dei bambini o dei ragazzi potrebbero venire per poi andare nella spiaggia o andare in un ristorante vicino a giocare a bocce. Comunque era molto buono e ringraziamo nonno che ci ha offerto tutto, che era per il suo compleanno. E allora ragazzi, concludiamo l'ultimo giorno in questa stanza con questa caramella. Allora, ci vediamo domani alle 5, ciao! Ci siamo svegliati, mi sono già vestito e sono le 5 e 26 e ora... Ah, è stato bello alle 5 perché c'era tutta... E questo è il paesaggio che si vede adesso. E ora usciamo, il taxi ci porta in aeroporto e poi continuiamo il video. A dopo! Allora ragazzi, ho tutti i capelli scombussolati perché ci siamo alzati alle 5. Ora connetto un po' di più. Siamo in verso l'aeroporto, stiamo facendo colazione e dopo andiamo a fare l'imbarco, dove là vi filmerò tutto. Ragazzi, è arrivato il latte. Sull'aereo. Allora ragazzi, il video di questi tre giorni in Sardegna è finito e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!